Questa sera a Santo Stefano del Sole, l'estemporanea di pittura. In realtà tutto il giorno gli artisti ci hanno raggiunto anche da fuori regione e sono stati impegnati nel realizzare queste splendide opere d'arte. Adesso la giuria si riunirà ed esprimerà un vincitore. Abbiamo il piacere di avere come presidente della giuria un'artista, un'amica che è Fiorenza Calogero. Un'artista che io dico multitasking, perché è una cantante, è un'attrice di teatro, un'attrice della televisione, è stata impegnata con il commissario Ricciardi, è anche la direttrice artistica di un festival che sta coinvolgendo i paesi della Valle del Sabato e che domenica 21 ci vedrà protagonisti come Santo Stefano del Sole, perché ospiteremo il grande Michele Placido. Grazie Fiorenza per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, grazie veramente. Io sono veterana di questi luoghi, amo tantissimo l'Irpinia, sono nata artisticamente in Irpinia. Posso dire che 30 anni fa il primo concerto l'ho fatto in queste zone, quindi mi sento un'Irpina di adozione. E sono veramente onorata di essere il presidente della giuria di questa pittura estemporanea, di questa mostra di pittura, in quanto sono anche molto vicina agli artisti. Anche nel festival di miei di Azione Irpina Terra di Mezzo ci sono delle mostre, tra cui anche la mostra di pittura di Fortuna Liguori, che siete tutti invitati, l'ingresso è gratuito ed è nel comune vicino di Cisinali. Quindi grazie a Gerardo, che oltre ad essere un carissimo amico, sono molto contenta che sia diventato sindaco di questo paese meraviglioso. Mi piace questo quadro, perché l'hai acquistato? Dunque, io stamattina innanzitutto è un nuovo tipo di arte, perché lui si definisce uno sferista. E poi Mazziale è quotatissimo sulle estemporanee, un artista presente su tutte le estemporanee che stanno facendo ultimamente. E anche per premiare la sua buona volontà del percorso che ha fatto, è venuto da Campobasso a Santo Stefano, e quindi mi è sembrato doveroso scegliermi un quadro di Mazziale. Ecco. Sono venuto a partecipare a un'estemporanea, visto che il posto è bellissimo e quindi ispira tanto. Dipingo da oltre 30 anni e giro un po' in tutta Italia, quindi partecipo a tantissime manifestazioni. Lo faccio con piacere e quindi è stato un piacere venire anche qui. È una pittura particolare, una tecnica tutta mia particolare, è acrilico su tela, preparo la tela in un modo un po' particolare, quindi diciamo va dal surrealismo al metafisico, è una pittura gradevole, piacevole, che piace un po' a tutti, sia alle giurie popolari che alla gente, la giuria tecnica. Quindi. Le palline sono diventate quasi la mia firma, diciamo, sostituisco le persone, diciamo, con la sfera, diciamo, la sfera è quell'elemento in più che fa vedere, fa immaginare allo spettatore quello che non si vede sulla tela, diciamo, va oltre il visibile che sta sulla tela. Viene
lavorare. Io poi ho avuto mio nonno che era pittore e scultore, quindi lui lavorava, io ero dietro di lui a guardare, quindi conosco bene l'utilizzo degli oli, degli acrilici. Però è anche, poi mi piace molto questa cosa astratta, che tu la guardi e ti dà comunque una sensazione che è tua personale. Vabbè, chilometro zero. Sì, quindi siamo Santo Stefano. Siamo contentissimi, grazie mille, grazie. Grazie a voi. Grazie. Prima di passare alla premiazione vorrei dare un omaggio ai membri della commissione, quindi Fra, vi dai una mano? Perfetto. Ah, Renato De Vinco. Alla dottoressa Acone Giulietta. Adesso arriviamo al momento della premiazione e mi sembra giusto che a premiare sia l'autore di tutto questo, che è la nostra Soraya Cirino. Grazie Soraya, a te la parola. Buonasera a tutti, vi volevo ringraziare. Siamo davanti a noi gli artisti in modo tale che affiancheranno la loro opera. Quarto classificato, Gianfranco Fiore. Il terzo classificato, Antonio Altieri. Il secondo classificato, Ferdinando Fabio. Classificato Antonio Marziale.
Grazie e buona serata a tutti.